Beh, ragazzi, sono sempre il vostro Mac. Allora, ragazzi, prima di iniziare il video vi chiedo scusa perché c'è stato un piccolo problema tecnico con il mio record dello schermo, ovvero cosa succede? Quando mostravo il mazzo funzionava, a un certo punto quando è stata la partita ha cominciato a lampeggiare. Quindi, ragazzi, purtroppo poterò rifare, non ho avuto tempo, quindi vi caricherò sempre questo, quindi vi chiedo scusa già in anticipo, spero che il video vi piace comunque. Al video. Ragazzi, bentornati qui a Pianeta Hobby, sono sempre il vostro Mac e oggi siamo con un nuovo spacchettamento Pokémon, ragazzi. Più che spacchettamento andremo a farvi mostrare qualche nuovo deck competitivo, semi-competitivo. È una serie che incomincerò in questi giorni, non so quanti ne faremo, spero di farne il più possibile perché ci sono molti mazzi da farvi vedere e questo è il nostro primo, ma prima sigla. Ok, ragazzi, ecco qua il nostro mazzo. Questo è, si può definire semi-competitivo o semi-for fun, per divertimento. Il mazzo principale è il Pokémon principale è Gyarados. Abbiamo 4 Magikarp. Com'è l'obiettivo? L'obiettivo è cercare di avere tutte le carte strumento e Pokémon o in mano o al cimitero, così quando voi attaccate con Gyarados mostrate 7 carte energia e fate un danno esagerato, ragazzi. Ovviamente abbiamo 4 Vulpix, 4 Barelle, tra l'altro promo della Lega, ragazzi, tanta roba, collina, poi abbiamo 4 esploratrici, 2 Guzman, poi abbiamo 4 Omar, questi quanti ne abbiamo, ragazzi? Sì, 2, scusatemi, professor Elmo, e ben 30 energie, perché sono quelle fondamentali. Ok, ragazzi, quindi direi subito andare a iniziare e vi mostro un po' come funziona il deck. Andiamo a sfidare qualcuno, ragazzi. Ok, abbiamo trovato qualcuno. Ok, siamo in vantaggio. Ragazzi, spero che il volume sia settato bene. È la prima volta che faccio, quindi ho cercato di impostarlo non troppo alto né troppo basso, se no non sentiamo nulla. Va bene. Un momento, dove sta facendo? Sta allestando il gioco. Quindi lui sta laggando praticamente. Sta mettendo mezz'ora. Croce vinto, iniziamo noi, sì, assolutamente sì. Ok. Non è andata male, magica di più ce l'abbiamo. Questa musica è sotto, ragazzi, ovviamente mazzo vero, adesso abbiamo le buste di un mega gredito se un porto deck, giusto, non ci scamare. Allora, direi subito iniziare questa e di solito inizio a prendere questo e un altro di lei, così al prossimo turno la riutilizziamo, ragazzi. Questo attiviamo, ci andiamo a prendere un altro Magic Card, perfetto, mettiamo in fanciulla e il primo è finito. Non la metto lui perché non so mai se magari lui attacca, mi toglie 30, non ammazza, quindi evito di sprecare un'energia. Infatti già questo quanto fa, questo ha compiuto 30 danni per ogni segnalino portando presente tutto questo Pokémon. Vabbè, toglie 10, non è un problema. Subita però è fastidioso, non vado più turno prima di attaccare, poi metto un segno di danno su questo Pokémon, quindi va in combo. Si fa un danno, se mi attacca un 20. Questo è Pularmita. Interessante. C'è un'altra po' di sfiga, ragazzi, perché abbiamo 2 Guzman in mano. Diciamo che con 2 Guzman in mano non è proprio il massimo. Ok, si tra benissimo. Non detto, raga. Okay. Tutto. Mettiamo, allora. Vai. Attiviamo. E ci prendiamo. Altro stadio. Lui. Non sta girando benissimo, per dire la verità. Per niente proprio. Ok, mettiamo questo. E ora facciamo. Speriamo che ragazzi.
sta girando veramente male, avrei dovuto ucciderlo al primo turno, però come al solito, come ci vuole bene questo gioco. Dai, perché? Cioè sempre, ho sempre vinto, ho fatto 10 palle di fila, faccio il video, fa schifo, gira di... ok, si è capito. Ma dopo usiamo... gli facciamo male a questo. Quando vuoi, eh. È un problema di un ragazzo. Cos'è questo da fare, ragazzi? Cioè mi addormenta a vita, mi addormenta a vita Pokémon. Mi piace a me così. Mi piace anche che non sta girando il mio mazzo. Allora, scattiamo due. Aggiungiamo Levidos. E prendiamo una barella. La barella facciamo così, prendiamo un po' di panchina, sì. Prendiamo un pizza, mettiamo lì e attacchiamo, vediamo quanto mi dà. In questo caso ho pescato 5 energie e 2 strumenti, uno strumento e un Pokémon. Cosa succede? Le 5 energie rimangono nel deck, io devo scattare per l'effetto, però nel frattempo 190 o 180, che non è male, non è male, lo so, ho buttato via un Gyarados, però io siccome ho l'esplorazione del verde, dopo vado a prendermi un'altra barella e rimetto il Pokémon in gioco. È tutto così, funziona tutto così sto deck, ragazzi, è molto semplice, le barelle non scartatele mai perché sono importanti. I Guzman una volta mi hanno salvato la vita, la partita. Se ve ne scartate uno non è un problema, però cercate sempre di tenere almeno uno in mano, perché è fondamentale. Non ho capito come funziona la testa croce, ok, vediamo un po' come in mano Gyarados. Non è un problema, tiriamo questo, prendiamoci un'altra lei, un altro lui. Attiviamo, prendiamo lui. Anche se i Vulpix sinceramente non mi servono, ragazzi, dovete cercare sempre di levarli dai deck, perché quando attaccate fate sempre 240 mani puliti. È più forte di questo deck, non esiste. È la prima volta che vedo che uno usa tra i prisma di qualità. Il Pokémon vabbè, ha tormentato finché non esce croce testa per ogni volta. Il Pokémon avversario viene addormentato tra un turno e l'altro. Il tuo avversario lancia 2 volte una moneta invece di una. Se esce almeno una volta croce, il Pokémon resta addormentato. Quindi praticamente resta addormentato a vita perché il gioco si porta la sfiga e te lo lascia addormentato a vita. Non è un problema. Abbiamo già 3 pannelli del cimitero, però questo è un problema. Ci vogliamo muovere, amico mio? Io non so se... così prendiamo uno
Ecco tantissimi Magikarp. Ho due Magikarp dentro qua. Lasciamo così. 7 ragazzi, 200. Non so cosa è successo, si è buggato. Spero di pescare un Magikarp. Sì, che gusto. Di novità, è girato malissimo. Sono molta fatica, è girato veramente molto male. Allora ragazzi, possiamo fargli fuori volendo il Pupitar. Questo mi dà fastidio, perché non so che Tyranitar possa giocare. Molto semplice, faccio Goodman, metto quello, io pescherò sicuramente l'energia. Ok, infatti. Allora, facciamo così. Goodman. Metti questo, noi mettiamo questo. Noi mettiamo energia questo. Ritirato, mettiamo lui, mettiamo questo, ma non serve più niente, infatti non faccio più niente. E biglietti 7. Allora, come avete visto, ecco perché cosa serve Guzman. Serve per dar fastidio ovviamente a quell'avversario, però noi non possiamo pescare un altro Vulpix, ne abbiamo già 3. Prossimo turno rifacciamo lo stesso gioco ragazzi, quindi Guzman, prendiamo Google Up, mi sfido che non so cosa faccia sinceramente e non mi interessa neanche. Bene, questo mi starà, mi vorrà veramente male, ragazzi, mi vorrà veramente male perché mi sta dando un fastidio che manco lo immaginate. Mi starà odiando. Infatti è più tardi, perché io sono infatti in questo gioco ragazzi. Due di questi. Buono ragazzi, siamo esattamente uno di tre fila, abbiamo 1400, cioè mi ha dato un po' tanto sì ragazzi. Diamo un'ultima occhiata al nostro mazzo ragazzi. Allora, 4 magica, 4 Gyarados, 4 Vulpix, 4 barelle, 2 collina, 2, un seminario, però in realtà sarebbero 2, 4 esplorazioni, 2 Guzman, 4 Omar, l'altra esplorazione di verde, l'altro seminario e la nostra carta energia blu d'acqua. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi a questo deck, non so se può essere considerato competitivo, a parer mio sì perché è veramente forte, quindi ragazzi spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, ci vediamo al prossimo deck di Pokémon. Bye.